quindi credo che non ci sia nessun problema. E allora, detto questo, vediamo allora se D'Amico ci sente dal sito riservato. Sì, signor Presidente, buongiorno a lei, signor Presidente, a tutti i giudici della Corte, ai dottori magistrati e a tutti gli avvocati. Va bene, grazie allora D'Amico. Come lei verrà sentito oggi in qualità di imputato per reato connesso o comunque imputato in procedimento connesso o indagato, non abbiamo forse indagato, Credo sia sia imputato che l'imputato indagato. sia indagato in procedimento connesso. Quindi innanzitutto la devo avvertire che lei ha la facoltà di non rispondere. Se dovesse accettare invece di rispondere, assumerà la qualità di testimone sui fatti che concernono ovviamente la responsabilità di altri, fatte salve le incompatibilità e le garanzie di legge. Lei cosa intende fare oggi? Vuole rispondere all'interrogatorio? Sì, voglio rispondere, sì. Vuole rispondere. Allora, in questo caso lei, quindi assumendo la qualità dei testimoni nei limiti che ho precisato, deve leggere la formula d'impegno che dovrebbe avere davanti. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ci dia adesso le sue generalità. D'Amico Carmelo, nato il 18-3-71 a Barcellona, Pozzo di Cotto, provincia di Messina. Benissimo. E allora, l'esame del D'Amico è stato chiesto dal pubblico ministero, al quale quindi diamo la parola. Grazie Presidente. Buongiorno signor D'Amico. Buongiorno, dottore Di Matteo. Innanzitutto le volevo chiedere se lei ha fatto parte dell'organizzazione Cosa Nostra e nell'affermativa di quale famiglia e da quanto tempo, in che periodo. Sì, quindi io ho fatto parte di Cosa Nostra barcellonese, che apparteneva a Cosa Nostra siciliana, palermitana, catanese, a partire dagli anni 89, con il gruppo di Gullotti Giuseppe, Scusi, non fino ho sentito io l'anno, a all'89. partire dal 89. Fino al mio arresto Pozzo, che è stato il 30 gennaio 2009. Senta, lei ha detto a partire dal 1989. Come è entrato a far parte di Cosa Nostra? Con chi ha avuto i primi contatti? Quali sono state le vicende che l'hanno portata a far parte di questo gruppo barcellonese, di questa famiglia barcellonese di Cosa Nostra nel 1989? Sì, quindi io sono entrato a far parte ero vicino a Antonino Fria, che l'Antonino Fria era, diciamo, uno dei principali, diciamo, un uomo di spicco del nostro gruppo. E praticamente sono entrato facendo furti, mettendo bottiglie, facendo qualche estorsione ed altro. Poi praticamente negli anni 92 ho incominciato a commettere numerosi omicidi e praticamente sono diventato uno dei killer più attivi del nostro gruppo di tutta la provincia di Messina. Personalmente ho commesso una trentina di omicidi e in tanti altri omicidi ho avuto un ruolo parziale. Parziale in che modo? Che praticamente iniziavo io e dovevamo uccidere dalle persone e poi è stato praticamente portato a termine da altre persone. Ho partecipato alle riunioni che si facevano a casa mia e altro. In tutto ho parlato io circa di una, sono a conoscenza di circa una settantina di omicidi. Circa 15 tentati omicidi e quelle che mi ricordano 150 estorsioni, svariate rapine ed altro. Sì, Senta, ha già anticipato. un attimo soltanto, pubblico ministero, per il pubblico, in particolare per quel ragazzo in aula si sta col capo scoperto. Ecco, va bene. Allora, scusate, possiamo proseguire. Lei ha già detto di avere commesso numerosissimi omicidi. Intanto le Sì. chiedo di ricordare quali sono stati questi omicidi, almeno i principali,
quelli che ricorda? Sì, fino a quando lei è stato, ha commesso degli omicidi? E poi soprattutto volevo capire se questi omicidi sono stati tutti commessi per Cosa Nostra ed eventualmente su ordine e disposizione di chi nel tempo? Sì, sono stati commessi tutti per ordine di Cosa Nostra, per conto sempre di Giuseppe Cullotti, per conto dei Catanesi, di Nitto Santa Paola e per conto di tanti altri. Praticamente il primo omicidio a cui ho partecipato, ho rubato la macchina che hanno commesso l'omicidio Mirabile nel 91-92. Dove? Poi dove, ho commesso dove? Il primo omicidio. Mi scusi, dove? Dove si realizzò questo omicidio? A Barcellona. Prego, continui. Poi? Può continuare. Non ho capito. Sì, poi ho commesso un omicidio in Disconega, al Pineapple, a Tonnarella, sempre... e praticamente si chiamava Antonino Grasso. Dopo di ciò ho ucciso tante altre persone, fra cui ho ucciso anche l'ingegnere Mazza, diciamo che aveva l'emittente privata a Barcellona Pozzo di Cotto. Poi ho ucciso anche il dottore Ferro, che era un uomo d'onore di Cosa Nostra, perché c'entrava con la cattura di Nitto Santa Paola. Poi ho ucciso tantissime persone, Pippo e Annello, ho partecipato all'esecuzione di Pippo e Annello, di Benvegna, il duplice omicida avvenuto a Barcellona, Cetta e Pirri, che abbiamo fatto trovare nel cimitero sotto la croce, al Camposanto. Poi l'omicidio Svuoto, a cui ho tagliato personalmente le mani, a questo ragazzo. Poi l'omicidio Tramontana, poi l'omicidio Milici, poi l'omicidio De Pasquale, poi l'omicidio di Mazzù, poi e tanti altri omicidi, li posso elencare tutti, dottore Di Matteo. Fino al 2009 io ho commesso omicidi, fino al mio arresto. Il 15 o il 16 gennaio del 2009 ho eliminato Carmelo De Pasquale. Sempre a Barcellona Pozzo di Cotto? Sì. Senta, per chiarire subito a noi, alle altre parti e alla Corte essenzialmente, quali sono stati i suoi periodi, se ci sono stati prima del 2009, di detenzione e quali quelli in cui si trovava invece libero, a partire dal 1989, data che lei ha indicato come momento del suo ingresso nella famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Cotto? Sì, praticamente io sono stato tratto in arresto il 3 settembre del 93 per un triplice omicidio che avevo commesso io personalmente. Sono uscito l'8 agosto del 95, poi sono stato arrestato. Aspetti, altre due volte, perché però... è uscito perché è stato assolto, perché è uscito, no, rispetto alla contestazione di triplice omicidio? Sì, c'è stato un vizio di procedura e la Cassazione praticamente ci ha scarcerati. E poi praticamente niente, dopo il processo è finito nel 2000 e siamo stati assolti perché abbiamo manovrato il processo, diciamo. C'erano falsi testimoni, abbiamo convinto la famiglia, la moglie a testimoniare a favore nostro. E poi tante altre cose che ancora devo dichiarare che attualmente non potrei neanche dire. Mi dice come si chiamavano le vittime di questo triplice omicidio? Martino Raimondi e Geraci. Bene. Quindi è stato detenuto dal 93 al 95, poi sì. È tornato in libertà? Sì, sono tornato in libertà e negli anni 96, praticamente, quando è uscito Cullotti Giuseppe, che era in carcere per l'operazione Mare Nostrum e per l'omicidio Alfano, praticamente il Cullotti mi ha delegato come ambasciatore a Cosa Nostra. E praticamente mantenevo io i contatti con i catanesi di Nitto Santa Paola e con i palermitani, con Domenico, all'epoca c'era come referente del gruppo Farinelle, del gruppo di Cosa Nostra, praticamente era Domenico Virga.
e ci incontravamo a Barcellona insieme a Domenico Virga, assieme alla famiglia La Rocca di Caltagirone, che praticamente apparteneva sempre a Cosa Nostra siciliana. Sì, signor D'Amico, mi scusi se la interrompo, poi ci torneremo su questi suoi contatti con Cosa Nostra palermitana e catanese. Per ora le avevo chiesto di indicare alla Corte i periodi appunto di libertà e detenzione, quindi nel 96 è tornato libero ed è stato libero fino a quando? Sono stato libero, io poi ho avuto altri due arresti, un arresto per la caccia, una cosa da niente, un arresto sempre per riguardante un omicidio, il duplice omicidio La Rocca Nicosia, però sono stato 15 giorni, ma ero imputato solo di minacce, era un altro duplice omicidio che avevo commesso io personalmente, il La Rocca e Nicosia. E praticamente poi mi hanno arrestato dopo solo nel 2009, sono stato arrestato il 30 gennaio 2009. Senta, poi in questo... sono stato sempre libero. Sempre libero. E in questo lungo periodo è stato mai latitante? O sempre diciamo libero? Latitante no, latitante non sono stato per, solo quando è successo praticamente l'omicidio Sboto, che hanno arrestato Michele Salvatore e Calderone Antonino, mio figlioccio, che erano ragazzi, erano con me perché avevamo tagliato le mani a questo ragazzo e gliel'ho fatto trovare personalmente io, gli ho fatto una telefonata anonima ai carabinieri. E gli ho indicato il posto dove, perché quello era un esempio a cui abbiamo dato un esempio a chi diciamo commetteva furti e altro, e gli ho tagliato personalmente le mani e niente, sono stato qualche 3-4 giorni in giro così che non mi facevo rintracciare perché pensavo che mi arrestassero pure a me, invece poi non mi hanno arrestato, poi la latitanza io non ne ho mai fatta. Senta, signor D'Amico. Giorno qui Parma, sito 9. Do atto che l'avvocato Federico Folli è entrata in saletta. Va bene, ne diamo atto a verbale allora. Quindi lei per lungo tempo, già ce l'ha fatto capire con le sue prime dichiarazioni, ha fatto parte di questa famiglia mafiosa di Barcellona. Ma ci sa indicare nel tempo dall'89 fino al 2009... chi è stato al vertice della famiglia mafiosa di Barcellona? Lei nel tempo da chi ha preso ordini e con chi si è rapportato, soprattutto nell'esecuzione di questi innumerevoli omicidi di cui già ha fatto cenno? Chi sono stati nel tempo i rappresentanti della famiglia di Barcellona? Sì, nell'89 diciamo che praticamente quello che diciamo comandava era Salvatore Fria. Successivamente Salvatore Fia ha ceduto il libro mastro nel 90-91 a Giuseppe Gullotti. Gullotti è stato arrestato nel 94, poi è uscito nel 96, e quindi Gullotti era a capo dell'organizzazione. Poi ho preso ordini io sempre di Salvo Salvatore, da Gullotti Giuseppe, da Rao Giovanni e Eugenio Baresi. Il successore di Gullotti Giuseppe è stato Eugenio Baresi e Giovanni Rao. Successivamente a Eugenio Baresi e Giovanni Rao, praticamente nel 2002 circa, praticamente quando capivo che io praticamente loro si impossessavano di tantissimi soldi che appartenevano alla nostra famiglia e che a noi i soldi ce li facevano vedere col binocolo, ho fatto degli incontri con diciamo tutti i miei uomini per sistemare questa cosa, e se non si sarebbe sistemata avrei eliminato Giovanni Rao e Semmi Di Salvo. Infatti ho fissato un incontro insieme a Giovanni Rao e Semmi Di Salvo, che erano all'epoca i reggenti della nostra famiglia, e praticamente li ho minacciati personalmente, ambedue, dicendogli se non si sistemavano le cose e mi davano i soldi che mi dovevano dare, li avrei eliminati. A tutto ciò dice, io di queste persone non mi sono mai fidato, non di Giovanni Rao e né di Semmi Di Salvo. Anzitutto Semmi Di Salvo era il mio padrino, diciamo. E praticamente avevo lasciato per detto, dopo questo incontro, ai miei uomini, specialmente a Antonino Calderone, che era un altro killer
con le mie stesse capacità, e a mio fratello Francesco, di, se mi succedeva qualcosa, di uccidere subito il Giovanni Ravo e il Sam Di Salvo. Comunque ho cominciato a prendere potere e praticamente siamo arrivati che io e Giovanni Ravo andavamo, io e Giovanni Ravo, io avevo il mio gruppo e praticamente poi circa nel 2007 siamo stati fatti praticamente responsabili di tutta la provincia di Messina da parte di Salvatore Lo Piccolo, tramite Calabrese Tindoro, che era un mio uomo, un mio ambasciatore che si incontrava con Salvatore Lo Piccolo a Palermo, si incontrava con Salvatore Lo Piccolo, col figlio Sandro e con tanti altri soggetti, e poi veniva da me e riferiva. E il Salvatore Lo Piccolo chiedeva molto spesso di incontrarmi, ma io non ci sono mai andato perché praticamente avevo capito che il Salvatore Lo Piccolo da lì a poco sarebbe stato preso, perché praticamente il Salvatore Lo Piccolo faceva ogni 10 giorni faceva una riunione, e praticamente il Calabrese Tindoro si recava insieme a Angelo Santapaola a Palermo, e c'erano queste riunioni. Poi prima dell'arresto di Lo Piccolo nel 2007-2008 praticamente il Salvatore Lo Piccolo doveva essere, Salvatore e Sandro Lo Piccolo doveva essere ospitato a Barcellona, praticamente gli dovevamo dare ospitalità per la sua sola latitanza, invece poi l'hanno arrestato e non è potuto venire a Barcellona. Comunque responsabile di tutta la provincia di Messina siamo stati io e Giovanni Rao. A partire dal 2007? A partire da quando, signor D'Amico? 2007. Va bene. Senta, ma le faccio una domanda. Lei è mai stato, diciamo, affiliato con quella cerimonia formale, ormai nota anche attraverso le cronache processuali, della cosiddetta punciuta? No, perché praticamente negli anni 90-91 il Salvatore Rina e Nitto Santapaola hanno stabilito che non dovevano esistere più i battesimi tradizionali per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, perché siccome stavano uscendo troppi collaboratori di giustizia, e siccome per la famosa puncetina ci volevano più uomini d'onore per fare un uomo d'onore, e quindi hanno preso questa decisione di non fare più uomini d'onore a nessuno. Ma con tutto ciò sempre qualcuno praticava ancora il battesimo, come per esempio Angelo Santapaola all'insaputa ha fatto praticamente uomo d'onore a Tindoro Calabrese, che poi il Tindoro Calabrese, che era un mio uomo, è venuto da me e mi ha raccontato questo fatto, che era stato fatto uomo d'onore, e io l'ho rimproverato di brutto perché non si doveva permettere di farsi fare uomo d'onore e quant'altro, diciamo. Senta, durante tutti questi lunghi anni, poi arriviamo ai rapporti diretti o indiretti con Lo Piccolo, ma le volevo chiedere, prima ancora di avere i rapporti con Lo Piccolo, lei aveva avuto contatti, rapporti, incontri con appartenenti a famiglie mafiose delle province di Catania e di Palermo, e se sì, con chi e che tipo di rapporti? Sì, quindi io ho avuto rapporti con Santo Lagauto, che era il generale di Nitto Santapaola. E praticamente, anzi ritorniamo un po' indietro, io ho avuto rapporti direttamente con negli anni 92, quando c'è stato l'omicidio di Pippo Iannello e di Benvegna, direttamente con uomini di Santapaola, che erano due killer, uno è stato ucciso e uno ancora forse in vita, e sono stato nella casa dove praticamente era tenuto come latitante il Nitto Santapaola, e da là praticamente poi siamo partiti e abbiamo commesso questo duplice omicidio su ordine di Gullotti Giuseppe. E poi successivamente, le ripeto, ho avuto incontri con poi ho ucciso il dottore Ferro in qualità, prima dovevo uccidere Saro Cattafi perché praticamente si dava la responsabilità della cattura di Nitto Santapaola a Saro Cattafi,
Invece poi Catania ci mandò a dire praticamente che non c'entrava niente il Saro Cattasi, che praticamente che aveva fatto la soffiata era stato il dottore Ferro. Così ho lasciato, sono stato un paio di giorni su Saro Cattasi, che il Gullotti Giuseppe e il Sem di Salvo mi hanno incaricato di uccidere Saro Cattasi, e praticamente niente, dopo un paio di giorni, non mi ricordo, così mi sono messo subito sul dottore Ferro. Era andato il primo giorno l'avevo scambiato per un altro, siamo andato io e il mio figlioccio Antonino Calderone, l'avevo scambiato per un altro, il secondo giorno sono andato e l'abbiamo ucciso, l'abbiamo eliminato a tutti costi il dottore Ferro. Poi ci torniamo magari su questi argomenti. Sì. E invece rapporti con esponenti mafiosi di famiglie del palermitano, lei ne ha avuti? Prima della detenzione del 2009, diciamo. Poc'anzi accennava a Domenico Virga, se non ho capito male. Con Domenico Virga di San Mauro Castelverde, che era praticamente il nipote di Peppino Farinella, fratello di, non mi ricordo come si chiama suo fratello, che il fratello di Domenico Virga sarebbe, se non ricordo male, il genero di Benedetto Capizzi. Il cui Benedetto Capizzi ho conosciuto anche in galera al 41 bis a Milano Opera, che era di fronte a me in cella, che mi aveva scambiato per Pippo Gullotti, con cui il Benedetto Capizzi era in ottimi rapporti quando erano di fuori con Gullotti Giuseppe. E praticamente intratteneva i rapporti con Domenico Virga, con Franco La Rocca di Caltagirone, e ci incontravamo sempre a Barcellona per discutere di estorsione insieme a Sem di Salvo, per discutere di estorsione e quant'altro. Poi con i gruppi catanesi io mi incontravo con Santo La Causa nel 96, con Santo La Causa, con Nino Santa Paola e i nipoti Enzo e Piero Santa Paola. Sono stato praticamente delegato all'epoca che stava scoppiando una guerra fra i La Rocca e Santa Paola, e sono andato io praticamente, abbiamo fatto un incontro io Santo La Causa, poi Antonino Santa Paola, Piero Santa Paola e Franco La Rocca, e la cosa si è sistemata. E comunque ho avuto da fare un po' poi con Sebastiano Rampulla, che era praticamente anche apparteneva a Cosa Nostra della zona di Mestretta, e poi c'era Gullotti, che aveva rapporti un po' con tutti, diciamo, sia con Santa Paola, sia con Antonino Giuffrè, sia con Peppino Farinella, e con tanti altri del palermitano. Senta, invece ora mi interessa approfondire quello che lei già ha accennato. Nel 2007 lei diventa, assieme a Giovanni Rao, addetto responsabile, diciamo, delle famiglie mafiose dell'intera provincia di Messina. Entra in contatto con Ilo Piccolo, ha già detto, padre e figlio. Sì. Ci può dire, lei ha detto che organizzavano diversi incontri a Palermo, sì. Sì. Ai quali lei ha detto mandava chi? Calabrese Tindaro. Calabrese Tindaro. Ma Calabrese Tindaro andava sul suo specifico incarico, signor D'Amico? Sì, sul mio mandato, sì. Insieme a Angelo Santapaolo. Ma mi spieghi, lei perché non andava? Io non andavo perché, siccome, diciamo, praticamente avevamo delegato il Calabrese Tindaro, quindi il Calabrese Tindaro, dopo l'arresto di Bisognano nel 2003, nel 2004 diventa il nostro ambasciatore, lo mandiamo dappertutto a intrattenere rapporti con Cosa Nostra catanese, con Cosa Nostra palermitana e con tutta Cosa Nostra siciliana. E praticamente era lui che manteneva i contatti, lui praticamente non prendeva nessuna decisione, ogni cosa veniva, mi rapportava la cosa e praticamente io gli davo le disposizioni come si doveva comportare.
E Ilo Piccolo erano informati che Calabrese Tindaro, diciamo, era un suo emissario, era il suo ambasciatore? Sì, sia Salvatore Lo Piccolo e sia Sandro Lo Piccolo. Quali erano gli argomenti, per quello che lei ha già detto, Calabrese Tindaro mi informava puntualmente del contenuto di queste riunioni, quali erano gli argomenti di queste riunioni, di questi incontri a Palermo? Si parlava tantissimo praticamente di estorsioni, si scambiavano i pizzini per quanto riguarda tutte le estorsioni delle ditte che c'erano di Palermo, che lavoravano in provincia di Messina, in provincia di Catania e quant'altro. Sia Angelo Santa Paola portava praticamente, c'era praticamente, si discuteva un po' di tutto, ma poi c'erano tutti i rappresentanti di Cosa Nostra siciliane, guardi. Lei poc'anzi ha accennato che Ilo Piccolo, non ho capito bene se solo Salvatore, comunque ci spieghi bene la situazione, dovevano venire nel territorio di Barcellona, dovevano venire a fare la latitanza nel territorio di Barcellona. Ce la vuole spiegare meglio questa situazione? Sì, praticamente Salvatore Lo Piccolo mi ha mandato dicendo con Calabrese Tindaro, praticamente se lo potevamo, già il Calabrese Tindaro si era messo a disposizione che praticamente lo ospitavamo a Barcellona. Con tutto ciò il Calabrese Tindaro all'epoca ha ospitato, non mi ricordo, a Capodollando un soggetto che poi si è diventato un collaboratore di giustizia, non mi ricordo ora come si chiama, e praticamente che era latitante, e mi sembra che l'ha ospitato nella zona di Capodollando, in quella zona. Comunque noi eravamo a disposizione di Salvatore Lo Piccolo e Sandro Lo Piccolo, in quanto praticamente doveva venire a Barcellona e essere ospitato da noi, e poi ci siamo messi a disposizione di Salvatore Lo Piccolo, praticamente in quanto praticamente il Salvatore Lo Piccolo stava nascendo una guerra fra il Salvatore Lo Piccolo e l'Antonino Rodolo. E infatti il Salvatore Lo Piccolo già aveva eliminato un soggetto vicino a Antonino, un soggetto anziano vicino a Antonino Rodolo, e il Salvatore Lo Piccolo tramite il Calabrese ci aveva chiesto se praticamente che ci siamo messi a disposizione se avevano bisogno di killer, praticamente eravamo pronti praticamente anche a andare noi stessi a Palermo e a commettere omicidi per conto di Lo Piccolo. Ho capito. Senta, questo latitante che venne ospitato a Capodorlando era palermitano? Sì, palermitano era. Ma era vicino a chi? Detto ora. Vicino a Salvatore Lo Piccolo. Cioè, fu Salvatore Lo Piccolo a chiedere l'ospitalità per questo latitante? Sì, fu Salvatore Lo Piccolo. E doveva essere anche ospitato, mi sembra, anche Franco Franzese, se non ricordo male, guardi. Ora, Franco Franzese, che ho conosciuto già nel 93, che era con me nel carcere a Messina quando è stato arrestato nell'operazione Mare Nostrum per l'omicidio di Craxi, se non ricordo male, e passeggiava con me dalla mattina alla sera. Senta, lei quando ha iniziato la collaborazione con la giustizia? Io ho iniziato la mia collaborazione con la giustizia i primi di luglio 2014, quando ero detenuto a Milano Opera. Senta, in quel momento, cioè poco prima, fino a luglio del 2014, qual era la sua situazione giudiziaria da un punto di vista di eventuali condanne definitive o misure cautelari? Lei si trovava detenuto ad Opera, ma in virtù di quali titoli detentivi? Sì, quindi io avevo una condanna praticamente per l'operazione Pozzo. Ero stato condannato praticamente a 18 anni di carcere per associazione mafiosa e come capo promotore. E poi avevo un'altra condanna per estorsione e altri processi per estorsione dai quali ero stato assolto e così via. Avevo preso condanne in primo grado, ero stato assolto comunque come condanne quando ho collaborato praticamente avevo solo un 12 anni per l'operazione Sistema 2 per estorsione e una condanna a 18 anni per quanto riguarda
l'operazione Pozzo che è scattata il 30 gennaio 2009 e sono stato condannato a 18 anni. Non aveva condanne all'ergastolo? No. Ancora no. Senta, lei lo ha già detto, si è autoaccusato di una trentina di omicidi, mi pare che ha detto poco fa. Sì. Per quegli omicidi era già stato quantomeno rinviato a giudizio, oppure riguardano fatti per i quali non era nemmeno ancora stato incriminato? No, quindi praticamente per quanto riguarda, avevo subito solo il processo per il triplice omicidio Martino, Raimondi e Gerasci. Ma da quello era stato assolto? Sì, e poi sono stato assolto perché abbiamo aggiustato il processo, va? E poi praticamente non ho avuto più, c'erano dei collaboratori di giustizia che mi accusavano alcuni delitti dei quali praticamente non avevo neanche un avviso di garanzia, diciamo. Ho capito. E quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a chiedere di collaborare con la giustizia, con i magistrati? Le motivazioni sono state perché volevo cambiare vita, sia per me sia per la mia famiglia, e non ce la facevo più a fare quella vita, e praticamente poi c'è stato il Papa che aveva scomunicato tutti i mafiosi, e questo fatto mi ha fatto riflettere tantissimo, e ho deciso di cambiare vita e di dire tutto quello che sapevo, praticamente tutto quello che sapevo ai magistrati, senza avere quasi nessuna riserva, perché un pochettino ho avuto un po' paura nei primi tempi e mi sono riservato su alcune cose, perché praticamente quando ho incominciato a collaborare, già dai primi giorni in poi, dopo quattro giorni, già uscivano articoli sui giornali, su tutti i giornali, e tutti i giorni articoli sui giornali, e la mia famiglia ancora praticamente era a Barcellona. E quindi alcune cose che praticamente di grande rilevanza mi sono praticamente... li avrei detto ugualmente, però ho preso tempo perché praticamente ero a Bicocca nel carcere di Catania, che praticamente avevano indagato ispettori e tante altre guardie che erano collusi con la mafia, telefonini ed altro. Poi mi sono successe tante cose stranissime, appuntati che mi avvisavano che dall'altra parte sapevano tutto di me, che ero di là a Bicocca e che ero in pericolo di vita. E poi il fatto praticamente che la mia famiglia tuttora, cioè il mio figlio e la mia convivente che è a Barcellona Pozzo di Cotto, e ancora non è stata trasferita in località segreta. E se mi sono riservato di alcune cose è stato per questo, dottore De Matteo. E infatti le ho fatto l'istanza di essere sentita immediatamente per espogli i miei problemi e tutto quello che avevo da dire, perché come lei ben sa io mi ero riservato di dire praticamente quando ho fatto le dichiarazioni per quanto riguarda la trattativa, e ho parlato di alcuni personaggi, poi ho detto solo e altro, non ho aggiunto più altro perché praticamente avevo paura. Adesso ci arriviamo, adesso affrontiamo gli argomenti e vediamo se. Io la invito a riferire tutto quello che direttamente o indirettamente è a sua conoscenza. Però andiamo un attimo per gradi. Per quanto è a sua conoscenza, nei suoi confronti è comunque stato chiesto dall'autorità giudiziaria un programma di protezione? Lei è sottoposto allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia? Sì, sì.
Sì, io sono sottoposto al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, però siccome, dottore De Matteo, i nomi che farò oggi praticamente non sono capaci di arrivare dappertutto, ad entrare nei carceri, ad uccidere le persone senza che nessuno ne sappia niente, simulando praticamente suicidi, morte naturale, sia in carcere e sia fuori. E quindi praticamente, siccome so delle discussioni che abbiamo fatto in carcere, che questi soggetti sono molto potenti e praticamente sono loro la politica in Italia, diciamo, che dirigono la politica in Italia, e quindi penso di essere noi in pericolo. Io penso che cercheranno in tutti i modi praticamente di togliermi di mezzo, come caro dottore Di Matteo volevano fare con lei, specialmente con lei e con il dottore Ingroia. Ora mi segua, prima parliamo dei fatti e delle sue conoscenze, ci arriviamo agli argomenti che formeranno oggetto dell'esame secondo quanto è stato già ammesso dalla Corte. Senta, lei era detenuto, lo ha già detto, al carcere di Opera dal 2009. In che regime, signor D'Amico? Di 41 bis. Io sono stato detenuto nel carcere di Viterbo dal 2009 da febbraio 2009 al 41 bis fino a marzo 2012. Da marzo 2012 sono stato trasferito a Milano Opera e sono stato recluso fino alla mia collaborazione a luglio 2014. Senta, a Milano Opera, quindi lei era sottoposto al 41 bis. Sì. Con quali altri detenuti lei fruiva della cosiddetta socialità? Sì. Quindi stiamo parlando solo di Milano Opera. Ora concentriamoci su Milano Opera, quindi il periodo che lei ha già indicato, 2012-2014. In questo periodo intanto lei era ammesso alla cosiddetta socialità ed eventualmente sì, con ammesso, chi? Io ero ammesso in socialità con Antonino Rotolo che è di Pagliarelli, di Palermo, e praticamente con Aprea Vincenzo che ero napoletano e con Giovanni Mirta calabrese e io, eravamo in quattro. Eravamo tutti quattro nello stesso gruppo di socialità. Per tutti e due anni, per tutto il periodo della sua permanenza a Opera, lei ha fatto la socialità con Antonino Rotolo? Io ho fatto la socialità insieme a Antonino Rotolo fino a circa maggio del 2014, perché poi mi hanno spostato di cella e sono salito sopra al secondo piano. Quindi sono rimasto sopra qualche mese e mezzo e poi ho collaborato con la giustizia. Ho capito. Senta, in questo lungo periodo, che rapporti in cui facevate la socialità insieme? Ma prima di farle questa domanda, un'altra domanda. Come erano situate le rispettive celle, a prescindere dal momento della socialità? Anche al di fuori del momento della socialità, la collocazione delle celle vi permetteva di colloquiare o di vedervi comunque? Con Rotolo, interessa. Certamente sì. Io ero detenuto al primo piano, alla cella numero 3, e di fronte a me, a tre metri circa, perché il corridoio che mi separava dalla cella di Rotolo era di fronte a me, era alla cella numero 30. Poi alla cella numero 29 c'era Giovanni Letizia, che era un casertano, e alla cella numero 28, con cui ci parlavo abbastanza bene, c'era Vincenzo Calatolo. Praticamente io colloquiavo sia con Vincenzo Calatolo
e sia con Antonino Rodolo, benissimo. Senta, in questo lungo periodo, lei ha parlato, quindi mi pare 2 anni. Sì. Che rapporto si instaurò con Antonino Rodolo? Quindi con Antonino Rodolo si instaurò un buon rapporto di fiducia. Siamo arrivati al punto praticamente che lui mi diceva le cose a me, diciamo di cose che aveva commesso lui, e che io gli ho raccontato alcune cose praticamente anche a omicidi che ho fatto io. E praticamente niente, ci confrontavamo un po' su tutto. E siccome lui sapeva, praticamente gli avevo raccontato che i contatti con il Lo Piccolo della guerra, che io infatti quando sono arrivato là gli ho detto, io lo chiamavo Zunino. Zunino, vedete, io vi conosco per nome, e poi quando siamo entrati in confidenza, dopo 6 mesi, 7 mesi, sia l'Antonino Rodolo e sia io praticamente abbiamo cominciato a dialogare, dicendoci, a fare dialoghi di natura, diciamo. Ci parlavamo praticamente senza avere problemi, o lui mi diceva le cose a me di quello che aveva commesso, e io praticamente gli dicevo le cose a lui e quant'altro. Poi c'era il fatto che c'era sopra di me al secondo piano, alla cella sopra la mia testa, praticamente al secondo piano c'era Sandro Lo Piccolo con cui io collaboravo dalla finestra. Con Sandro Lo Piccolo io ho preso anche un rapporto disciplinare, perché siccome non si poteva colloquiare dalla finestra, praticamente dalla finestra dal primo piano al secondo piano, mi hanno fatto anche un rapporto disciplinare. E niente, ci siamo con Antonino Rodolo, parlavamo di tutto. Poi, senta, ma c'è stato qualche episodio, qualche cosa che diciamo ha aumentato questo rapporto di confidenza e di fiducia del Rodolo nei suoi confronti? C'è stato un qualche cosa che lei ha fatto o ha detto ad altri detenuti nell'interesse di Rodolo Antonino? Sì, praticamente il Rodolo Antonino mi ha raccontato che praticamente i carabinieri, in un'intercettazione che gli avevano fatto a Rodolo Antonino, ora non mi ricordo con chi è stata fatta questa intercettazione, non ricordo con chi, forse col dottore Scinà, ma non sono sicuro. Praticamente era stata praticamente intercettata questa conversazione dove dice l'Antonino Rodolo che voleva eliminare Salvatore Lo Piccolo. Praticamente ha preso di questa intercettazione e praticamente è passato, diciamo, al contrattacco. All'epoca l'Antonino Rodolo era praticamente agli arresti domiciliari a casa sua, e praticamente il Lo Piccolo gli ha ucciso immediatamente una persona anziana che era molto vicina a Antonino Rodolo, al cui Antonino Rodolo teneva tantissimo. Se ne ricorda il nome? Non mi ricordo onestamente il nome, dottore Di Matteo. Ma Rodolo glielo disse? No. Rodolo glielo disse? Rodolo me lo disse, sì, me lo disse. Però non lo ricordo onestamente. Comunque questa persona anziana... E allora, siccome l'Antonino Rodolo aveva paura che praticamente il Lo Piccolo, la famiglia Lo Piccolo, gli avrebbe praticamente eliminato altri esponenti della sua famiglia, era molto pensieroso, in particolare per i figli di Rodolo, perché i figli di Rodolo ce n'è uno che sta in America e fa il professore universitario, e un altro, quello più piccolo praticamente, che stava qua, andava e veniva dagli Stati Uniti, e stava un po' qua, un po' in Sicilia con sua mamma e un po' là, e aveva paura praticamente che il Lo Piccolo praticamente gli uccidessero qualche figlio oppure qualcuno dei suoi parenti, i cognati, i Sansone o qualcun altro. E così praticamente io mi sono esposto
e gli ho raccontato praticamente tutta la storia con Lo Piccolo, che ci eravamo messi a disposizione per, praticamente per gestire questa guerra insieme a Lo Piccolo, che noi eravamo a disposizione per commettere omicidi contro Rotolo. E praticamente niente, mi sono interessato personalmente perché siamo entrati in buonissimi rapporti con Rotolo Antonino e ho chiamato Sandro Lo Piccolo. Il Sandro Lo Piccolo gli ho detto queste testuali parole dalla finestra: senti Sandro, così così c'è qua Antonino Rotolo, come ben sai, vedi così così che quella intercettazione che hanno fatto i carabinieri è un'intercettazione falsa, praticamente è stata una falsa intercettazione. Per, almeno quello che diceva Rotolo Antonino era che lui quelle parole che sono uscite in quella intercettazione dove parlava di Lo Piccolo, praticamente lui non era vero che aveva detto che quelle parole, che era stata praticamente manovrata questa intercettazione e che non aveva niente praticamente contro Salvatore Lo Piccolo e contro la sua famiglia, e quindi di sistemare questa cosa, di sistemare questa cosa e basta. E niente, Sandro Lo Piccolo le rispose in qualche modo, cioè fu un colloquio che comportò anche una risposta o un commento di Sandro Lo Piccolo? Sì, il Sandro Lo Piccolo mi ha detto va bene, dice Cammello, mi disse va bene, dice chiudiamo questa cosa. E poi siccome io gli avevo detto praticamente che io sarei uscito perché? Perché siccome praticamente avevo problemi di salute, problemi di salute che esageravo, che simulavo anche, dottore Di Matteo, che ho simulato. Praticamente ho avuto fatte tante perizie e praticamente c'era la possibilità che sarei potuto uscire. Infatti mi ricordo che mi è arrivato una scarcerazione per quanto riguarda l'operazione sistema e pensavo praticamente che stavo uscendo agli arresti domiciliari. Infatti l'Antonino Rotolo già si era preparato a dirmi le cose perché praticamente è salita la matricola, da me è venuta la matricola e voleva l'indirizzo, praticamente l'indirizzo di casa mia, dove mandarmi praticamente tutto, la qualsiasi cosa diciamo a livello processuale. Invece era solamente perché mi avevano diciamo scarcerato dell'operazione Sistema 2, però ero rimasto in carcere. Però c'era buonissime possibilità, che mi dicevano l'avvocato e i miei medici, che avevo all'epoca alcuni medici, diciamo come alcuni medici che mi avevano fatto le perizie, e praticamente c'era la buonissima possibilità che uscissi. Infatti ero sempre in ospedale, entravo, uscivo, andavo in ospedale, mi mandavo in ospedale. Comunque la cosa era caricata da me perché simulavo anche il problema, ce l'avevo della cefalea al grappolo, però tutte le altre cose praticamente erano simulate da me. E siccome c'era questa opportunità, abbiamo deciso con Sandro Lo Piccolo e Antonino Lo Piccolo, sarei uscito io, praticamente avrei avvisato praticamente tutti i responsabili che erano rimasti fuori dello Piccolo, praticamente a sistemare questa situazione e di non procedere più con questo inizio di c'era stato solo fatto un omicidio e basta di questa, diciamo, l'inizio di questa guerra fra Lo Piccolo e Antonino Rotolo. E mi sono preso questa briga io di poter sistemare questa cosa qua. Senta, in che periodo siamo quando lei ha questo colloquio con Sandro Lo Piccolo? In che anno siamo? Se lo ricorda? Sì, più o meno 2014. I primi mesi del comunque io con Sandro Lo Piccolo 2013. Lei ha parlato di un rapporto di un rapporto disciplinare, o comunque ha detto qualcosa del genere, di una guardia che sì, vabbè, quello, il rapporto disciplinare è stato uno dei tanti delle tante praticamente conversazioni che abbiamo avuto con Sandro Lo Piccolo. No, è stato forse anche molto prima, guardi, ora non mi ricordo bene la data, ma comunque dopo circa un anno che ero là, 8 mesi, un anno che ero a Milano Opera, quando abbiamo preso fiducia con Antonino Rotolo, e allora ho cominciato, già parlavo con, siccome l'Antonino Rotolo che era di fronte a me mi sentiva parlare sempre con
con Sandro Lo Piccolo, le conversazioni, alcune conversazioni che io facevo con Sandro Lo Piccolo, lui li sentiva, ha capito, dottore Di Matteo? Quindi aveva capito i buonissimi rapporti anche in cui, con cui, perché Sandro Lo Piccolo a me mi conosceva per nome, mi conosceva, ma sapevo chi era e chi non ero il Sandro Lo Piccolo. Le volevo chiedere questo, in qualcuna di queste conversazioni con Sandro Lo Piccolo è capitato che proprio per queste conversazioni non autorizzate siano stati fatti degli atti, avete avuto delle contestazioni disciplinari? Guardi, ho avuto praticamente un rapporto disciplinare che me l'ha fatto praticamente una guardia, un appuntato. Mi ricordo questo, un ragazzo che ci ha sentito parlare e ha fatto il rapporto. Poi all'indomani è venuto il brigadiere, all'indomani mattina è venuto il brigadiere e praticamente mi avvisava. Il brigadiere, questo non mi ricordo i cognomi, i nomi dei brigadieri e degli appuntati, non li sapevamo. Comunque vi posso dire che questo brigadiere praticamente è almeno alto 2 metri, per entrare in cella praticamente si doveva abbassare. E mi ha detto questo brigadiere che praticamente, dici, per questa volta il rapporto disciplinare, dice, non andava avanti, la prossima volta sarebbe andata avanti. Poi non so che cosa ha fatto, se l'hanno strappato, se è rimasto qualcosa, ma penso che qualcosa sia rimasto. Va bene. Senta, lei ha parlato di una confidenza reciproca, ha già detto che lei ha raccontato diversi omicidi che lei aveva fatto a Rotolo. E Rotolo, riguardo a delitti, omicidi o di altro tipo da lui commessi, le ha mai fatto delle confidenze? Non, sì. Non sto parlando poi delle domande specifiche che le farò sui contatti tra uomini dello Stato e mafiosi, la trattativa, quella che lei già ha accennato. Poi, dopo questa domanda e la sua risposta, affronteremo il tema specifico. Ma più in generale, Rotolo, le ha raccontato fatti criminali da lui, Rotolo, commessi? Sì. Per esempio mi ha raccontato dell'omicidio di Stefano Bontate. Mi ha raccontato la dinamica dell'omicidio, come avevano eliminato Stefano Bontate, i rapporti che aveva Stefano Bontate, con Stefano Bontate, che se ne andavano prima a caccia insieme, perché Stefano Bontate era appassionato di caccia, specialmente per papinna, diciamo, papinna, per uccellame, diciamo, apnici, per questo tipo di caccia. E se ne andavano a caccia il Rotolo Antonino con Stefano Bontate, sono state ospitate anche qua diverse volte a Catania con Nitto Santa Paola, si incontravano con Nitto Santa Paola, con Pippo Calderone, detto Cannarozzo, e con tanti altri soggetti. Mi ha raccontato le dinamiche di questo omicidio, dell'omicidio di Stefano Bontate, che l'hanno fatto insieme a suo cognato Sansone. Questo suo cognato Sansone ora è malato, è uscito dal carcere perché ha l'Alzheimer. E praticamente l'Antonino Rotolo è stato condannato all'ergastolo, invece il cognato Sansone è stato assolto. L'omicidio l'hanno fatto insieme a Marchese, insieme a altri soggetti. Non mi ricordo se sono partito con una motocicletta, sono partito da un casolare con una motocicletta o due motociclette. Quello che mi ricordo è che è partito avanti Rotolo Antonino con Sansone a bordo di una motocicletta, che hanno incontrato poi Stefano Bontate, praticamente lo hanno ucciso. Lo hanno ucciso e poi praticamente mentre ritornavano hanno incontrato praticamente il Marchese, che erano a bordo, non mi ricordo se erano due o tre a bordo della macchina, e praticamente gli hanno fatto segnale che era tutto a posto di girarsene e di andarsene. Poi mi ha raccontato di un'altra strage commessa praticamente da Antonino Rotolo, a cui ha partecipato, mi sembra che è avvenuta negli anni 80, e i mandanti sono, se non ricordo male, sono Rina Provenzano e mi sembra che
se non ricordo male, il Pippo Calderone era morto e era stato il mandante insieme a Nitto Santapaola, perché questo personaggio praticamente ha fatto eliminare, aveva questo personaggio ucciso, aveva fatto praticamente eliminare tanti soggetti appartenenti a Pippo Calderone e a Nitto Santapaola, gliele portava qua a Palermo alla famiglia contrapposta a Totorina, praticamente qua li uccidevano e li facevano scomparire. E praticamente gli hanno teso questo agguato e hanno ucciso, praticamente, se non ricordo male, hanno ucciso lui sul blindato, l'hanno ucciso insieme a o tre o cinque carabinieri, non mi ricordo bene, mi sembra cinque carabinieri, e hanno fatto e ha partecipato praticamente Antonino Rodolo a questa strage, diciamo. E poi mi ha parlato praticamente degli omicidi, praticamente dei tantissimi omicidi che ha commesso praticamente negli Stati Uniti insieme alla famiglia Gambino, però in particolare i nomi non mi ricordo. Mi ha detto che ha commesso tantissimi omicidi negli Stati Uniti insieme alla famiglia Gambino, che conosceva benissimo la famiglia Gambino, e tante altre. Comunque, dottore Di Matteo, parlavamo la media di 4-5 ore al giorno. Poi le voglio dire una cosa, che io e l'Antonino Rodolo non è che parlavamo direttamente, in senso, le spiego, praticamente parlavamo con dei gesti con Antonino Rodolo, non è che parlavamo liberamente. Infatti prima di capirci ci sono voluti mesi e mesi, praticamente, prima di poterci capire. Infatti praticamente ogni cosa, per esempio se parlava di Totorina, mi faceva praticamente il segno praticamente di che era di questa, come faccio io con la mano, così, in senso che era basso. Quando parlava di Provenzano mi faceva il segno col dito così in alto. Quando parlava praticamente di dottore Scenà, parlava di un dottore. Quando parlava di tanti altri, mai praticamente non il cognome me lo diceva praticamente, me lo faceva capire a stento, diciamo, non, perché pensavamo pure di essere intercettati, quindi praticamente parlavamo con segni, con gesti e ci capivamo abbastanza bene. Ma mi scusi, questo sia quando parlavate dalle rispettive celle che quando eravate alla socialità, oppure solo quando parlavate dalle rispettive celle? Specialmente quando parlavamo, sempre quando parlavamo dalle rispettive celle. Praticamente quando andavamo in socialità, se parlavamo di qualcosa ce la dicevamo in orecchio a bassissima voce, che neanche riusciva a capirla tu a stento, perché noi abbiamo usato sempre questo linguaggio per parlare fra di noi quando eravamo intercettati, per non farci capire, perché parlando a bassa frequenza noi sappiamo di certo praticamente che non puoi essere intercettato, non arrivo a capire l'argomento, e sempre praticamente senza fare nomi, cognomi, sempre intendendoci praticamente Uttu con la mano così, o quello Provenzano o quello sotto, il segno sotto era Lo Piccolo, Salvatore Lo Piccolo, perché Salvatore Lo Piccolo praticamente era sotto di noi, praticamente a Milano Opera. Senta, ma durante la socialità lei ha detto che erano presenti, però ci dica se sempre o talvolta, anche altri due detenuti, Aprea mi pare che ha detto e Nirta. Sì, Aprea e Nirta, però le posso dire che quando noi non usciamo mai insieme a loro, difficilmente, se usciva praticamente Antonino Rodolo insieme a loro, io di solito non ci andavo mai all'area. Siccome poi loro si erano presi il vizio che all'area, per esempio, andavano solo di pomeriggio, no? Infatti io e l'Antonino Rodo andavamo all'area quando si scendeva di mattina, perché facevamo un giorno di mattina, un giorno ce l'avevamo l'area di mattina e un giorno ce l'avevamo di pomeriggio, e viceversa. E se all'area non parlavamo mai di cose chiare, dette solo con cenni, o dette nell'orecchio, proprio che si capivano a stento.
Ma con Abrea e Nirta Rotolo aveva la stessa confidenza che aveva con lei? No, assolutamente no. Hanno avuto anche dei problemi con Nirta che poi gli ho fatto fare pace io, diciamo, Nirta. Anzi, Nirta pensavo che si era spaventato che gli facevo qualcosa che mi aveva mandato Rotolo nella saletta, infatti si erano spaventati sia lui che Abrea, erano sia Nirta sia Abrea con noi, non si discuteva. Solo qualche partita a carte e altro niente. Lei è stato chiaro poi su... C'era qualche confidenza che ci faceva Nirta a livello così di droga, perché Nirta è famosa per la strage di Duisburg, l'omicidio di sua moglie, da dove è nata tutta praticamente la faida, soprattutto della faida che avevano con i pelle. Senta, ma lei ha parlato delle confidenze che le ha fatto Rotolo su tutta una serie di delitti, bontate, poi l'occasione dell'agguato in cui morirono i carabinieri a Palermo, abbiamo capito, intuito l'episodio qual è, sì. e altri delitti del passato. Ma io le chiedo una cosa, ma lei ha avuto modo di constatare, non le chiedo un giudizio, ma di constatare, se Rotolo in questo periodo in cui siete stati assieme, dal 2012 al 2014, fosse informato, diciamo, anche sulle vicende attuali di Cosa Nostra, avete mai parlato, o meglio, Rotolo le ha mai parlato di vicende, di soggetti che attualmente in quel momento ricoprivano dei ruoli in Cosa Nostra? Era informato Rotolo di quello che accadeva all'esterno del carcere che riguardava Cosa Nostra Palermitana? Informatissimo era dottore Di Matteo, non lo so, ma sapeva tutto lui, il Rotolo, di quello che succedeva fuori. Mi ha indicato pure chi era il nuovo capo di Cosa Nostra, però, come ben ripeto, non mi sono potuto ricordare questo cognome, perché è un cognome praticamente difficile da nominare, infatti me l'ha nominato due volte. Però l'unica cosa che le posso dire, che mi ricordo benissimo, è che questo soggetto è uscito dal carcere perché aveva una persona abbastanza grande, anziana, e aveva un tumore allo stomaco, questo le posso dire, che aveva questo tumore allo stomaco, e mi disse che praticamente per quanto riguarda Matteo, per esempio, Matteo Messina Denaro, assolutamente non è il capo di Cosa Nostra, perché Matteo Messina Denaro è praticamente il capo praticamente mandamento di Travani. Ma questo ce lo sapevo anch'io da fuori, che Matteo Messina Denaro era solo il capomandamento di Trapani. Capo di Cosa Nostra non può essere praticamente un trapanese, capo di Cosa Nostra deve essere un palermitano, ma questo lo sapevo anche se non me lo diceva Rotolo. Senta, ma Rotolo aveva la possibilità, per ora mi risponda se ne è a conoscenza con un sì o con un no, anche di leggere giornali o di ascoltare radio e televisione? Sì, era l'unico soggetto che aveva il giornale di Sicilia, la Sicilia di Palermo, l'unico al 41 bis, l'unico. Rotolo le ha mai fatto confidenze su contatti, rapporti diretti o indiretti tra uomini delle istituzioni e uomini di Cosa Nostra nel periodo del 92, delle stragi, sì. Subito dopo le stragi? Sì. Quando è avvenuto questo? Cioè, quando, rispetto a questo periodo 2012-2014, quando cominciano queste confidenze su questo argomento? Su questo argomento cominciano queste confidenze più o meno ogni volta che si parlava praticamente della trattativa Stato-mafia, il Rotolo Antonino, perché noi al 41 bis, sia io sia il Rotolo Antonino sia Calatolo Vincenzo, avevamo tutti la televisione, la radio, avevamo tutto, quindi praticamente come si pronunciava specialmente il suo nome, Di Matteo, lui non vedeva più
dagli occhi, diciamo. Praticamente parlavano praticamente in codice con ma poi mi scusi, dice... su questo diciamo ci torneremo. Io le chiedo intanto se le ha fatto delle confidenze su quello che eventualmente accadde, se lui lo sapeva, nel 1992. Per ora lasci perdere la situazione del dottor Di Matteo, poi casomai ci torneremo dopo, ma intanto volevo capire, su queste vicende del 92, le ha fatto delle confidenze? Rotolo sapeva qualcosa? Le ha detto qualcosa? Sì. Intanto stiamo parlando della strage di Capaci. Praticamente mi sono pronunciato io nella strage di Capaci perché praticamente anche noi abbiamo avuto un ruolo nella strage di Capaci. E praticamente il rotolo poi mi disse che praticamente i mandanti per quanto riguarda la strage di Capaci erano Andreotti e altri politici e in particolare i servizi segreti e i mandanti che avevano delegato praticamente il Riina a commettere praticamente questa strage, sia per quanto riguarda l'omicidio di Falcone e sia per quanto riguarda l'omicidio di Borsellino, perché il dottore Falcone praticamente era vicino a svelare praticamente i contatti che c'erano stati tra Cosa Nostra e i servizi segreti e questi politici, perché praticamente Cosa Nostra, i servizi segreti e questi politici volevano governare l'Italia. E quindi praticamente i mandanti di questa strage mi hanno detto espressamente che sono praticamente i servizi segreti e questi politici Andreotti e altri politici. Altri politici le fece i nomi? Guardi, io non lo so, mi disse solo praticamente che all'epoca, per ora non so a quale periodo si riferisse, mi disse che erano altri politici, il ministro dell'interno e il ministro di grazia e giustizia, però le posso dire solo questo, non siamo scesi nei particolari di chi erano i nomi dei ministri, però non so dell'epoca quale epoca si riferisse, ha capito signor dottore Di Matteo? Sì, ho capito, ma ora approfondiamo. Le disse se dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio ci fu qualche contatto tra uomini delle istituzioni a qualsiasi livello e vertici di Cosa Nostra? Sì, mi disse praticamente che all'epoca Mancino e il ministro di grazia e giustizia Martelli tramite Ciancimino avevano questa è la trattativa che praticamente sono intervenuti, praticamente le spiego, i servizi segreti, quello che mi ha raccontato lui, i servizi segreti hanno fatto praticamente il doppio gioco, diciamo, no? I servizi segreti hanno portato praticamente questi politici a fare questa trattativa e tramite praticamente hanno indirizzato tramite anche il senatore Dell'Utri che ha fatto anche lui il doppio gioco, hanno indirizzato praticamente questi ministri Martelli e all'epoca Mancino e altri politici che mi ha detto di rivolgersi a Ciancimino per praticamente arrivare a sistemare praticamente questa di non esserci più queste stragi ed arrivare a un compromesso, diciamo. Quindi sarebbero state, secondo Rotolo, queste persone a indirizzare verso Ciancimino chi? E Ciancimino che le spiegò che cosa doveva fare? Sì, praticamente il ministro dell'interno, il ministro Martelli
all'epoca di Grazia e Giustizia, e Mancino non so che all'epoca, che onestamente che ruolo avesse nella politica, non lo ricordo io. E Mancino praticamente che di indirizzarsi praticamente di mettersi in contatto, l'hanno fatto mettere in contatto con l'all'epoca il sindaco di Palermo, all'epoca era il sindaco, mi sembra che era il sindaco di Palermo, Ciancimino, e di praticamente di contattare praticamente Cosa Nostra praticamente di arrivare a un accordo. E allora il Ciancimino si è rivolto al dottore Scinà. Il dottore Scinà praticamente era l'ambasciatore all'epoca di Provenzano e di Riina. Il Scinà praticamente si è recato da Riina e Provenzano e praticamente è stata praticamente, si è arrivata praticamente ad alcuni punti. Prima il Totò Riina non voleva fare nessun accordo per quanto riguarda Ciancimino, con Ciancimino, perché diceva il Ciancimino era sbirro, dice non si vedeva di Ciancimino. Però poi Provenzano dice che l'ha convinto a fare questa trattativa e praticamente è successo che il Provenzano ha scritto, che io sapevo, così mi ha detto di suo pugno, alcuni punti che le ha dato praticamente sempre al dottore Scinà, e il dottore Scinà l'ha fatta avere a Ciancimino e Ciancimino l'ha fatta avere a Martello e a Mancino. Per il tramite di qualcuno o direttamente? Ciancimino? Sì. Questo non me l'ha detto. Le ha fatte avere a Martelli, all'epoca ministro di Grazia e Giustizia, e a Mancino. E c'erano altri politici che... Lui ha parlato di altri politici, però non so chi siano. Senta, quindi le parlò, lei per ora ha fatto due nomi intanto, Vito Ciancimino e il dottore Scinà. Sì. Ci vuole dire, secondo quello che le ha detto Rotolo, rispettivamente qual è stato il ruolo, che cosa hanno fatto questo Vito Ciancimino intanto e il dottore Scinà? Le ho spiegato che praticamente il Ciancimino... Questi Mancino e Martelli si sono rivolto tramite anche indicazione dei servizi segreti e tramite il dell'Udri, si sono rivolti a Ciancimino e Ciancimino praticamente, e sanno dell'Udri e i servizi segreti hanno fatto, è stata un'operazione di comodo che hanno fatto loro, per loro, no? Diciamo, e sono arrivati praticamente a Ciancimino e tramite il dottore Scinà. Il dottore Scinà praticamente, che aveva contatti con Provenzano e con Riina, si è praticamente ha portato l'ambasciata mandata da Ciancimino a Riina e a Provenzano. E prima il Riina era in disaccordo perché diceva che Ciancimino era sbirro, e praticamente poi è stato convinto, dice, da Provenzano. La Provenzano, e hanno scritto alcuni punti, fra i cui praticamente il fatto del 41 bis, di togliere il 41 bis, e per quanto riguarda i beni, praticamente il sequestro di beni, di alleggerire la legge, di non, il fatto del sequestro dei beni. Ma... Senta, ma queste cose... Rotolo gliele dice in una sola circostanza, tutte assieme, in più circostanze, alla socialità, dalle celle, è un discorso che affrontate una sola volta o più volte? Più volte, l'abbiamo affrontato più volte, e questo discorso sempre dalle celle, le cose più importanti dalle celle, da cella a cella.
Senta, ma lei oggi per la prima volta sta facendo i nomi di Martelli, Mancino e Dell'Utri? O li aveva fatti prima, a proposito di questo discorso delle confidenze di Rotolo sulla trattativa? No, io avevo detto ad altro, perché praticamente mi spaventavo praticamente di quello che mi poteva succedere, perché praticamente tutti gli articoli sui giornali, che poi ringraziando i magistrati di Messina, si sono interessati i magistrati di Messina e qui il mio presente avvocato, e hanno allentato con questi articoli sui giornali. E poi per quanto riguarda che cosa gli ho detto, che a Bicocca praticamente era successo questo, praticamente che sapevano tutto di me, che era in pericolo di vita, e poi in particolare perché la mia famiglia è ancora là. Cortesemente, dottore Di Matteo, voglio che vi interessate affinché trasferiscono immediatamente la mia famiglia, perché i servizi segreti sono capaci di fare la qualsiasi cosa. Praticamente Rodolo mi ha spiegato che i servizi segreti praticamente hanno ucciso tante e tante persone, sono mandanti di tutte le stragi che sono successe qua in Sicilia, sono stati i servizi segreti, sono stati loro che hanno gestito tutta la cosa. Rina è stata solamente una pedina, è stata una pedina dei servizi segreti e della politica. Rina, nella sua, diciamo, mentalità, lui pensava che voleva governare l'Italia, ma quelli che volevano governare l'Italia erano i servizi segreti insieme alla politica. Questo mi ha raccontato Rotolo. Quindi i servizi segreti arrivano dappertutto, dottore Di Matteo, e siamo in pericolo sia io, sia lei e sia tutti i presenti, perché i servizi segreti sono capaci della qualsiasi cosa. E vi informo che io non ho nessuna intenzione, dottor Di Matteo, di praticamente di suicidarmi, godo di ottima salute. Se mi succede qualcosa, io ho avvisato anche praticamente qua al carcere, dove sono alcuni ispettori comandanti, che praticamente se viene qualcuno per parlare con me, che non hanno praticamente un mandato di un magistrato o di lei, praticamente dottor Di Matteo, o dei magistrati di Messina, praticamente di cui mi fido, sia di lei, dottor Di Matteo, che l'ho conosciuto quella volta, e ho fiducia in lei, e sia dei magistrati di Messina, io praticamente non voglio parlare con nessuno e non si deve avvicinare nessuno a me, dottore Di Matteo. E mi ha spiegato che tanti e tanti collaboratori di giustizia, come praticamente Brusca, come Antonino Giuffrè, e tutti i collaboratori di giustizia più grossi, dottor Di Matteo, sono in piena conoscenza che Censo e i mandanti sono i servizi segreti e i politici, e siccome sanno la potenza che hanno i servizi segreti, praticamente non stanno dicendo la verità, dottor Di Matteo, sono spaventati di questo. Senta, come non sono spaventato personalmente io, dottore Di Matteo, che mi guardo da ogni cosa, praticamente ho paura di tutto, perché questi sono in grado, faranno di tutto per eliminarmi, o fisicamente, si inventeranno la qualsiasi cosa, dottore Di Matteo, per distruggermi, perché mi sto facendo avanti e sto dicendo la verità di quello che è stato, praticamente di quello che hanno fatto in Italia, dottore Di Matteo. Risponda alle mie domande, se con... Abbiamo ascoltato appunto questa ricostruzione e anche questa sua esternazione del timore. Io le ho chiesto, e ci vorrei tornare, lei quando è stato interrogato una sola volta dalla Procura di Palermo aveva fatto questi nomi, glielo chiedo perché la Corte non è a conoscenza dei verbali, questi nomi che oggi ha fatto... nomi specifici: Andreotti per quanto riguarda la vicenda stragi, poi Martelli, Mancino e Dell'Utri, li aveva fatti? No, non li avevo fatto questi nomi, perché mi ero riservato, come lei ben sa, gli ho detto praticamente altre cose, io ci dovevo pensare e riflettere, perché praticamente sono spaventato, come gli ho detto, che mi può accadere la qualsiasi cosa. Intanto le posso dire che praticamente anche
sia i politici, sia i servizi segreti, praticamente hanno fatto una campagna di delegittimazione contro i collaboratori di giustizia, dottor Di Matteo, e ci sono riusciti a portare praticamente che uno deve deporre entro 180 giorni, deve dire tutto quello che sa. Dottore Di Matteo, uno come me, o uno come Busca, o come a tanti altri collaboratori di giustizia importanti, non si possono ricordare in 180 giorni praticamente 25 anni di malavita, di malaffare. Dottore Di Matteo, io praticamente dopo 8 mesi, 9 mesi, che dopo quasi 10 mesi che collaboro, io ancora continuo a ricordarmi tante e tante cose, tante e tanti nomi di cui non ho fatto parte. Noi abbiamo chiuso il verbale illustrativo, mi hanno fatto fare solamente, siccome non si arrivava, perché i magistrati praticamente hanno fatto il loro massimo dovere, abbiamo fatto solo degli accenni su tutti gli argomenti, perché praticamente non si arrivava a concludere nei 180 giorni, perché io avevo bisogno per la mia deposizione almeno altri 180 giorni per poter completare la mia deposizione. Senti. E questi politici ci sono riusciti praticamente a fare questa campagna di delegittimazione per quanto riguarda praticamente le sue convenienze, per pararsi il loro sederino, diciamo, dottor Di Matteo. E di queste cose ne abbiamo parlato tantissimo con Rodolo Antonino e la campagna di delegittimazione che ha fatto praticamente Cosa Nostra insieme ai politici. Senta. E tanti altri ministri di cui non volevo parlare, perché se faccio nome di questi ministri le faccio vedere, dottor Di Matteo, praticamente che a me praticamente mi rovinano. Senta, lei perché il 4 aprile del 2015 ha mandato un'istanza dal carcere alla Procura di Palermo per essere sentito urgentemente, un colloquio visivo con urgenza per motivi giudiziari? Perché, dottore Di Matteo, perché le volevo integrare tutti i verbali con queste dichiarazioni. Ho capito. Dovevo dichiarare tutte queste cose. Ho capito. Perché pensavo le ho mandato il... Le spiego, le ho mandato praticamente immediatamente questa istanza, perché tramite il mio avvocato io sapevo praticamente che la mia famiglia stava per essere trasferita da un giorno all'altro, ha capito? E invece la mia famiglia è ancora a Barcellona Pozzo di Cotto, dottore Di Matteo, ha capito? E quindi io, la mia paura è questa, perché la mia famiglia è ancora là. Però, D'Amico, mi ascolti un attimo, oggi lei sta deponendo, ha anticipato, ha ampliato, ci ha detto che ha ampliato già le sue dichiarazioni. Devo invitarla a non mantenere altre riserve, che altre riserve non hanno più senso. Lei oggi è necessario, anche perché noi dobbiamo fare una valutazione complessiva della sua deposizione, della sua collaborazione, è necessario che non mantenga altre riserve. Questo glielo dico perché lei già mi pare che tra le righe ha detto ho altri nomi, ma mi riservo. No, questo non è più il momento, non è più opportuno, perché noi dobbiamo fare una valutazione. È un processo che ha una certa rilevanza, una certa importanza per determinati fatti, quindi è necessario che noi abbiamo oggi una valutazione completa. Quindi la invito espressamente, proprio per consentirci questa valutazione, a mettere da parte qualsiasi riserva. Poi sul contenuto delle sue dichiarazioni si faranno le valutazioni conseguenti. Prego, Pubblico Ministero. Senta. Vabbè, signor giudice. Prego, prego, mi dica. Signor Presidente, vabbè, non dirò tutto quello che so io. Ecco. L'importante è la cosa che vi chiedo umilmente per la mia famiglia. Sì, se questo ovviamente noi non abbiamo, ma sicuramente il Pubblico Ministero è qui, ma è anche gli altri pubblici ministeri che curano la sua collaborazione, sicuramente sono a conoscenza, e quindi oggi le sue dichiarazioni sono pubbliche, stanno avendo quindi questo riscontro di tipo pubblico, e quindi necessariamente saranno adottate tutte le misure conseguenti. Prego. Se mi succede, signor Presidente, scusi, se mi succede qualcosa a me, io sono io. E purtroppo a quello che vado incontro lo so, è giusto, però la mia famiglia no.
La mia famiglia deve essere super protetta, signor Presidente. Sì, però D'Amico, mi ascolti un attimo, io adesso non so se sono fondati o meno i suoi timori, questo poi lo vedremo più avanti, sarà valutato eccetera, ma penso che questa, in ogni caso, questa, la sua esternazione pubblica costituisca la migliore assicurazione. E allora, procediamo. Senta, rotolo... No, la mia domanda non era specificamente diretta a quella. È chiaro che se avesse fatto altri, se deve fare altri nomi li può fare già adesso, ma altrimenti può farlo nel corso delle domande che farà il pubblico ministero. Allora, ascolti questa mia domanda e risponda per favore con precisione a questa mia domanda. Rispetto a questi fatti del 92, rispetto a quello che le ha detto Rotolo su quello che accadde nel 92 anche dopo le stragi, oltre ai nomi che a lei ha fatto, Andreotti, Martelli, Mancino, Dell'Utri, le fece su questi fatti, perché noi stiamo facendo questo processo, per ora ci interessano questi fatti, non le sto chiedendo rapporti con altri politici in epoca successiva o in luoghi successivi o per fatti diversi da questo, su questi fatti le fece altri nomi di politici o esponenti delle istituzioni o dei servizi o delle forze armate o della magistratura su questi fatti? Sì, praticamente per quanto riguarda praticamente sono stati no, per quanto riguarda le stragi praticamente no. E per quanto riguarda la trattativa, per quanto riguarda la trattativa, lei ha già parlato di questa la definita. Per quanto riguarda la trattativa, praticamente sono stati praticamente hanno preso parte anche alla trattativa, come mi ha detto Rotolo, praticamente pezzi di 90 dei ROS, dei carabinieri, e pezzi di 90 della questura, della polizia. Non le fece nomi, ma le parlo, questa espressione pezzi da 90 è un'espressione di Rotolo o è un'espressione sua? Espressione di Rotolo. Rotolo le ha mai parlato della persona... del dottore Cinà? Sì. Che ruolo le, innanzitutto in generale cosa le disse Rotolo della persona del dottore Cinà e poi se può meglio specificare cosa le disse a proposito del ruolo che Cinà ha avuto, come lei ora ha affermato, in questa vicenda subito dopo le stragi? Cinà, quello che mi ha detto Rotolo, che era un personaggio di primo piano di Cosa Nostra palermitana, che praticamente che aveva i rapporti diretti con Riina e con Provenzano, li manteneva i rapporti direttamente lo Cinà, e che lo Cinà era un personaggio di primo piano di Cosa Nostra palermitana, e che praticamente il ruolo che aveva avuto nella trattativa era stato quello tra Ciancimino e Provenzano e Riina, praticamente di portare praticamente l'ambasciata praticamente di Ciancimino a Provenzano e a Riina, e da Provenzano a Riina a Ciancimino, è stato questo il ruolo di Cinà, ha capito? E poi mi ha detto per quanto riguarda quando si nominava praticamente il Ciancimino Junior, non so che cosa ha detto, Provenzano andava a casa sua, una cosa del genere, mi specificò Rotolo che il Provenzano a casa di Ciancimino non ci è andato mai, non ci è andato mai, praticamente questa è una cosa, dice, che si è inventata Ciancimino, il tramite è stato il dottore Cinà, non è andato mai, ha detto solo delle bugie Ciancimino per quanto riguarda questo. Non è andato mai il Provenzano, e Provenzano non si incontrava quasi con nessuno, solo con qualche suo uomo più fidato, e per incontrarsi col dottore Cinà, il dottore Cinà era uno, l'uomo fidato praticamente di Provenzano e Riina, come lo era Rotolo Antonino. Quindi, Rotolo Provenzano. Aspetti, aspetti, Rotolo poi Antonino, un attimo, prima non allarghi il discorso, per favore, signor D'Amico, poi ci torniamo. Rotolo le disse che Ciancimino Junior aveva detto delle bugie, su quale argomento? Sul fatto che Provenzano era andato a casa di Ciancimino. Ho capito.
Solo su questo argomento le parlò? Solo su questo argomento. Ho capito. Senta, lei poc'anzi ha detto il tramite non è, era stato il dottore Cinà, però ha anche parlato anche di Vito Ciancimino come soggetto a cui Cinà aveva portato documenti, no? Vito Ciancimino è stato praticamente delegato sia da Cosa Nostra, prima dai politici, perché sapevano praticamente, è stata praticamente i servizi segreti dell'Utri hanno portato praticamente, si suol dire, il mancino e il Matterli con la mano praticamente da Ciancimino, gli hanno indicato, l'hanno fatto contattare con Ciancimino e in questo ruolo hanno avuto anche i rapporti praticamente anche questi Ross, pezzi da 90 e la questura. E praticamente però non so il ruolo specifico di che cosa hanno avuto praticamente quelle dei ROS o della questura, non lo so. Vi posso dire che praticamente quello che mi ha detto praticamente Rodo Antonino, che i ROS hanno protetto Provenzano per la sua latitanza, sia i ROS sia i servizi segreti. E dopo la cattura, per quanto riguarda i contatti che avevano i servizi segreti, con Reina, praticamente i contatti venivano tramite i codici, come per esempio praticamente come tenevano i codici praticamente Provenzano per quanto riguarda i rapporti che aveva con Salvatore Lopiccolo e con Scinà, praticamente se mi ricordo bene sono numeri, ora non vorrei dare i numeri. Quindi il 25 apparteneva a Antonino Rotolo, 25, il 164 se non ricordo male al dottore Scinà, poi c'era Diego di Trapani, il numero di Diego di Trapani e di tutti i vari numeri. Gli stessi numeri praticamente ce l'aveva Totò Riina, solo che il Rotolo mi ha detto che dopo che hanno arrestato Totò Riina praticamente i servizi segreti sono intervenuti e questi codici sono spariti praticamente. I codici per quanto riguarda che aveva il Riina, come ce l'aveva Provenzano, ce l'aveva anche Riina, praticamente loro parlavano in codice, mai con nomi, sempre in codice. Senta, qualche domanda di approfondimento. Cosa le disse, se le disse questo in un colloquio o in più colloqui, Rotolo sulla latitanza di Bernardo Provenzano? E sulla, quindi, lei lo ha già accennato, copertura istituzionale della latitanza di Bernardo Provenzano. Se può essere preciso, un argomento per volta. Rotolo sulla latitanza di Bernardo Provenzano. Quindi la latitanza di Bernardo Provenzano, Provenzano non si è mai spostato da Palermo, perché era protetto dai ROS e dai servizi segreti. E praticamente il Provenzano si è spostato solamente da Palermo perché aveva un tumore alla prostata e si è praticamente operato in Francia. Questo è quello che mi ha detto Rotolo, questo è quello che sto dicendo. Senta, lei questa cosa l'aveva riferita anche quando è stato interrogato dalle procure di Palermo e Messina nel verbale del 10 febbraio del 2015. Si ricorda quando siamo venuti a interrogarla con i colleghi di Messina. Sì. Però le voglio fare notare una cosa, le voglio leggere una cosa per capire, siccome oggi è un po' più preciso, per capire qual è la verità. Pagina 35, in fondo, sto leggendo la trascrizione. Pubblico Ministero, le ha mai detto qualcosa sulla latitanza, sulla lunga latitanza di Provenzano? D'Amico, sì, mi ha detto praticamente che Provenzano è sempre rimasto a Palermo, non si è mai mosso da Palermo, non è andato da nessuna parte e che si è andato solo ad operare in Francia, ma da Palermo Provenzano non si è mosso mai, è stato sempre a Palermo perché era coperto dalle istituzioni, da forze armate dello Stato. Pubblico Ministero, la parola che le ha detto qual è stata?
perché non penso che si esprima forze armate dello Stato e istituzioni. Se lei ricorda l'espressione che ha utilizzato, se lo ricorda ovviamente precisa, se la ricorda ovviamente precisa Nino Rotolo, quando ha detto che Provenzano era coperto, come si espresse? E lei ha detto coperto da pezzi grossi praticamente dello Stato a livello politico e a livello, sempre la stessa cosa, è a livello a ROS, non lo so chi potevano essere, qualcuno di pubblico ministero, non le chiedo chi poteva essere, ma se ricorda l'espressione d'amico, sì, pubblico ministero, l'espressione d'amico, mi ha detto praticamente, mi ha fatto capire che era a livello politico e a livello praticamente di forze dello Stato, forze dello Stato. Ora, se erano ROS o erano o polizia o era finanza o era non lo so che cos'era, non lo so, questo non lo so. Oggi invece lei, con molta più precisione, ha detto che Rotolo le disse che era coperto dai ROS. Allora ci dica, dottore Di Matteo, qual è, no, per come... chiarisca qual è la verità e se c'è qualche motivo per cui oggi o allora non ha detto cosa precisa. Chiedo scusa Presidente, per carità, a onor della completezza della dichiarazione, lui ha detto da ROS e dai servizi. Sì, vabbè. Ma mi pare che abbia letto. Va bene. E allora, vediamo di chiarire. Ha capito quindi D'Amico, il pubblico ministero le ha fatto notare una dichiarazione un po' più generica o incerta che le ha reso il 10 febbraio 2015 e le chiede anche perché adesso lei fa una dichiarazione in termini più sicuramente più precisi. Signor Presidente, non l'ho detto specificamente quel giorno, perché come le ripeto, perché praticamente avevo paura solo di nominare i servizi segreti, solo per questo. I servizi segreti e i ROS, perché sono praticamente, so che sono personaggi molto potenti che possono arrivare dappertutto. E come le ripeto, è inutile che ripeto le stesse cose, perché io avevo paura di queste cose e praticamente ho mandato l'istanza al dottor Di Matteo per sentirmi, per integrare tutti questi passaggi che avevo lasciato. Sì, D'Amico, mi ascolti un attimo, a parte i servizi segreti. Lei, dalla dichiarazione che ha appena letto del pubblico ministero, abbiamo ascoltato che ha fatto un riferimento più incerto al ROS, invece questo era il punto della richiesta, la domanda che l'ha rivolto il dottore Di Matteo. Riferimento al ROS che invece oggi lei ci fa in termini più precisi. Lei ora, per spiegarlo, mi dice ma io avevo paura dei servizi segreti. Chiarisca un po' qual è quello, ovviamente non nel suo pensiero, ma innanzitutto quello che le ha detto Rotolo esattamente, possibilmente cercando di ricordare le parole che le disse a suo tempo Rotolo sul ROS e quindi e servizi segreti. O non ho capito se lei unifica le due figure. I ROS sono una cosa, i servizi segreti allora, sono un'altra. Cominciamo, cosa, partiamo da questo. Quindi lei mi ha detto allora, non l'ho detto il 2 febbraio, il 10 febbraio del 2015, perché avevo paura dei servizi segreti. Oggi invece stiamo parlando, il pubblico ministero le ha fatto notare una differenza di dichiarazione anche con riguardo al ROS. Chiarisca questo, se effettivamente ci conferma innanzitutto che Rotolo espressamente le parlò del ROS, in che termini ce lo dica e perché lei è stato più incerto nel 10 febbraio del 2015. Sì, io come le ripeto praticamente il Rotolo mi disse che a coprire la latitanza di Provenzano erano state i ROS e i servizi segreti, è giusto? E praticamente i politici praticamente sono gestiti, come le ripeto, dai servizi segreti. Quando parliamo dai servizi segreti parliamo di servizi segreti e di politica, perché quelli che gestiscono praticamente la politica sono i servizi segreti. E i ROS specificamente non ho parlato praticamente quel giorno, non ho detto esplicitamente praticamente i nomi e le situazioni come me l'ha detto il Rotolo, perché avevo solo paura, dottore, solo paura, signor Presidente. Ecco, e allora oggi ce li dica quali sono, perché vorremmo capirle, le ripeta perché vogliamo essere certi su questo punto, ripeta quali sono queste situazioni che riguardano il ROS, secondo, ripeto, quello che le disse Rotolo, quindi senza sue elaborazioni, esattamente quello che disse Rotolo su questo argomento. Per quanto riguarda i ROS avevano avuto un ruolo per quanto riguarda la trattativa, però specificamente non so che ruolo hanno avuto nella trattativa, questo mi ha detto Rotolo,
e che i ROS coprivano praticamente la latitanza di Provenzano. Pubblico Ministero, prego, proceda. Senta, un altro argomento che lei ha semplicemente accennato a proposito del codice e quant'altro. Argomento cattura Riina ed eventuale seguito alla cattura. Sulla cattura di Riina, Rotolo le fece sì. Delle confidenze? Sì, per quanto riguarda la cattura di Riina, davano qualche colpa a Provenzano, sia il Rotolo Antonino, sia il Galatolo. Praticamente avevano perso quella grande fiducia che avevano in Provenzano, però erano dubbi che avevano, e poi anche perché Provenzano si era schierato praticamente dalla parte di Lo Piccolo, quando praticamente il Lo Piccolo convinse Provenzano a far rivenire dagli Stati Uniti gli scappati, che praticamente il Rotolo Antonino praticamente si erano innervositi insieme a tutti gli altri membri di Cosa Nostra, perché Totò Riina aveva lasciato per detto che praticamente questi soggetti non dovevano più mettere piede in Italia, in Sicilia, e praticamente per loro quello che aveva detto praticamente il Salvatore Riina, per loro doveva rimanere così. Invece praticamente Provenzano si è fatto praticamente convincere da Salvatore Lo Piccolo che questi praticamente li ha fatti ritornare alcuni a Palermo e niente. Ci vuole spiegare meglio che cosa le disse Rotolo poc'anzi? Presidente, mi correggerà se sbaglio, mi pare che ha detto che i servizi segreti avevano fatto sparire un codice di comunicazione che aveva Riina. Sì. Può essere più chiaro, più preciso? Questo mi ha detto che praticamente i servizi segreti erano intervenuti per far sparire, tanto a dire, come comunicava il Riina con i suoi uomini e con praticamente i politici e i servizi segreti. Ma per fare sparire da dove, se glielo disse? Dal covo di Riina. Da dove hanno preso Riina? Dove è stato catturato Riina? Dove aveva l'appartamento? Senta, ma Rotolo nel dirle tutte queste cose ha mai ipotizzato la possibilità di riferirle ai magistrati? Mai. Mai, mai. Va bene, adesso prosegue con altri argomenti. Scusi, dottore Di Matteo, dovrei andare un attimino in bagno, se e allora possibile. Sì, va bene, allora sospendiamo 10 minuti l'udienza, così lei si può allontanare e la riprendiamo poi.